Salve, ci accingeremo oggi a mettere in ordine la cucina e caricare la lavastoviglie. Sembra semplice, ma non è così, perché alla fin fine si trovano tante, ma tante cose da dover mettere nella lavastoviglie che sembra non entrarci tutto. Ma pian piano vedremo come riuscire. E non solo la lavastoviglie, mettere in ordine tutta la cucina. E non è semplice. Mettiamo le posate, anche i coltelli per fare molto più semplice, li metto qui, non li metto nel balconcino. Gli scolini di plastica li metto sopra. E sono piccolini, cerco di adattarmi con scolini piccolini in modo da entrare nella lavastoviglie, altrimenti se uso quelli grandi occupano tanto spazio e non entrano nella lavastoviglie così. I piatti man mano cerco di metterli con un po' di acqua nel lavello in modo da trovarli morbidi. Ok, se vedete qua dentro c'è un disordine totale. Sembra impossibile che se ne possa uscire fuori, eppure si deve riuscire. Ecco qui. Ce li portiamo qua vicino perché sono tanti e li andiamo a inserire nel cestello. Per così, distanziati l'uno dall'altro, i cucchiaini li metto i primi uno accanto all'altro in modo che quando vado a svuotare li prendo quasi tutti contemporaneamente e li poso nello scomparto del cassetto. Così. Vediamo tra questi rifiuti se c'è qualcosa, altrimenti la perdiamo in mezzo ai rifiuti. Ok, questa ancora continua, qua c'è spazio e qua ci siamo. La pentola grande dove abbiamo cucinato la pasta, la svuotiamo. E la mettiamo nello spazio grande, così per occupare meno spazio l'andrò a inserire così. Ancora continuiamo, troviamo posate. Le forchette li metto sempre nella parte centrale, onde evitare di farmi male le dita quando prendo i piatti, perché a volte è capitato. La padella si appoggia alla pentola così, in modo che occupa meno spazio di metterla adagiata piana. Questo qui può stare la grattugia così, ancora posate, non va via, sempre nella parte più centrale possibile. I piatti, oggi non ho voglia di sciacquare i piatti per la lavastoviglie, così farò fare un prelavaggio con un boccone di aceto tipo mezzo bicchiere, mezza tazzina, pardon, mezza tazzina di aceto bianco e faccio partire il prelavaggio. Questo lo andiamo a buttare, è svuotato.
così. Recipiente per l'insalata, eliminiamo i residui di insalata, è meglio così evitiamo che la lavastoviglie si sporca, e rimangono pezzi di cibo, questi qua. Facciamo attenzione che non scendano dal cestello, altrimenti bloccano il vino. Lo riponiamo nel frigo. Ok, mi sembra che sia tutto preso quello che deve andare nella lavastoviglie. Una rapida carrellata, ok. La lavastoviglie può partire per un prelavaggio. Ecco, se noto qualche cosa la tolgo, è importante, e prendo l'aceto. Prendiamo un po' di aceto bianco, lo versiamo così, chiuso, accensione, prelavaggio e via. Ok, a dopo. Ciao a tutti!